Dunque, la fiera al Max Paint, dire, era una fiera, la prima fiera che parte dopo questo problema della pandemia, e quindi effettivamente è stata per noi una sorpresa, nel senso che non sapevamo esattamente che tipo di pubblico e che pubblico ci poteva essere, ma il primo giorno è partito in sordina, ma direi che oggi, che è la giornata più importante, abbiamo visto realmente una grossa affluenza di pubblico, quindi siamo sorpresi, tant'è vero che non sapevamo se questa fiera fosse stata presa e fatta per tempo, non siamo riusciti a programmare la presenza di una pressa, quindi abbiamo concentrato lo stand su un discorso di telecomunicazioni, quindi 4.0, industria 4.0. Abbiamo messo i due controlli in esposizione con una console centrale che raccoglie i dati e quindi scambia gli interdati all'interno della rete aziendale. Negrebossi già dal 2000 fece un sistema simile che veniva chiamato Amico 4.0 in wireless, e diciamo così, nel tempo si è evoluto con un sistema cablato, rete cablata, perché una delle peculiarità che ci viene richiesta 4.0 è la tracciabilità dei pezzi, quindi con la rete cablata riusciamo a garantire la stabilità di collegamento, e qui abbiamo proprio voluto dimostrare al pubblico quello che possiamo fare come interconnessione e scambio dati con il sistema centrale. Quest'anno abbiamo due fattori secondo me importanti e determinanti, che sono: uno, il fatto di essere usciti un po' dal problema della pandemia, quindi di aver ricominciato un'attività lavorativa un po' più corposa, e il secondo fatto che Negrebossi da 2 anni a questa parte è stata acquisita da NISE, e quindi NISE ha dato questa sicurezza sia a noi sia al mercato, e quindi i clienti sono riaffacciati al mondo Negrebossi comprando e dando fiducia al nostro prodotto. Io posso immaginare che i primi mesi dell'anno prossimo, visto che i clienti hanno attinto al 4.0, alla credo imposta, nei primi mesi dell'anno prossimo ci possa essere un grosso rallentamento, perché ovviamente la domanda si è accumulata, si è sviluppata, e nei prossimi mesi sicuramente non avremo quelle attività che abbiamo avuto in questi ultimi mesi del 2021. Presumo che la domanda vada avanti, perché il credito d'imposta viene reintrodotto con una quota più bassa del 40%, e quindi la clientela che non ha approfittato quest'anno, l'anno prossimo ne approfitterà, magari un po' meno corposamente. Io penso che avremo un rallentamento soprattutto nel mercato italiano. Dirvi una porzione non è facile, perché non è facile assolutamente. Faremo delle attività anche molto importanti come promozione dei prodotti, avremo questa grande attività da sviluppare con il nostro nuovo proprietario, insomma. Assolutamente, con delle presse, questo sarà sicuramente una questione che tutti i clienti ci hanno chiesto, ma ripeto, in sé la meccanica, la pressa ormai l'abbiamo vista, l'abbiamo sviluppata. Se un cliente vuole venire a vedere una pressa, può venire in Negrebossi, oppure da un cliente o da un concorrente o da un amico. Quindi secondo me la cosa fondamentale che abbiamo voluto trasmettere è quello dell'integrazione, del controllo e dei nuovi prodotti che abbiamo presentato sul discorso dei controlli, con il gesto navigation dei telefonini e quant'altro, quindi non più dei sistemi industrializzati con tastini meccanici, ma tutto touchscreen. E niente, io faccio gli auguri a tutti e speriamo in un 2022 come quest'anno. Volevo solo fare un piccolo break sul fatto che adesso abbiamo 4 ragazzi nuovi che seguono la Lombardia. È stato un progetto portato avanti soprattutto da me. Io penso che nei giovani si possa scommettere molto, sono ragazzi venuti grandi dal punto di vista tecnico, quindi vengono dall'ambito tecnico, sono 4 ragazzi molto giovani che soprattutto in Lombardia e nelle zone confinanti hanno dato risultati veramente insperati, e veramente hanno lavorato molto bene, abbiamo ottenuto anche il riconoscimento di molti clienti. Si chiama uno Omar Faini, il secondo si chiama Gilberto Bevilacqua, il terzo si chiama Daniele Covini, che comunque viene già da questo mondo, e l'ultimo è entrato a far parte del team della Lombardia, Marco Venturato, che si sta occupando di una zona particolare dell'Italia, ma penso che verrà utilizzato anche in aree più importanti. Ci crediamo, ci speriamo. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.